L'elemento più rilevante che emerge da questo studio congiunto insieme all'Università Bocconi, svolto insieme appunto tra noi e l'Università Bocconi, è che entrambi i mercati di crescita per le piccole e medie imprese, quindi sia quello italiano che quello francese, hanno visto una grande espansione e un deciso consolidamento del proprio posizionamento come trading venues fortemente attrattive per le imprese europee di piccola e media dimensione, sia in termini di numerosità degli emittenti che in termini di raccolta, di ammissione alle negoziazioni, di capitalizzazione e di liquidità degli strumenti. Quindi il primo elemento è decisamente positivo. In realtà però analizzando i due mercati, quindi Euronext Growth Milan e Parigi, abbiamo delle considerazioni differenti rispetto ai due mercati. Intanto la capitalizzazione. Al 31 dicembre 2021 Milano capitalizzava 11,5 miliardi di euro e Parigi 21,1. Dunque la dimensione in termini di capitalizzazione di Parigi è quasi doppia rispetto a quella italiana. A livello di numero di società quotate abbiamo 174 società su EGM, quindi in Italia, e 244 su Parigi. Quindi la capitalizzazione è più piccola a livello di singola media capitalizzazione della società in Italia rispetto a Parigi. 112 IPO vi sono state per una raccolta di 966 milioni di euro su Euronext Group Milan, contro 45 IPO e una raccolta di 758 milioni nel periodo 2018-2021. Quindi in questi 5 anni Milano ha superato decisamente per numero di quotazioni Parigi. Riguardo alla mobilità tra i mercati, emerge una significativa mobilità in salita in Italia. Infatti abbiamo avuto dei passaggi per numero 22 translisting dal mercato Euronext Growth Milan al mercato regolamentato nel periodo 2013-2021, rispetto a un solo passaggio da Euronext Growth Parigi a Euronext nel 2018-2021. L'elemento ancora particolare di Parigi è legato al translisting in discesa, ossia a Parigi notiamo 35 passaggi da Euronext, quindi dal mercato regolamentato, a Euronext Growth Paris, quindi al mercato non regolamentato. Anche a livello di governance vi sono delle, diciamo, lievi differenze perché Milano e Parigi sono abbastanza allineate dal punto di vista della numerosità media dei membri del Consiglio di amministrazione. Peculiarità italiane sono le previsioni di regolamentare di un indipendente e la diffusa adozione diciamo, del voto di lista a livello volontario. Probabilmente ecco, la mia lettura è che l'integrazione tra Borsa Italiana e Euronext dovrebbe portare alla creazione di una piazza paneuropea maggiormente attrattiva per le imprese che volessero affacciarsi ai mercati dei capitali. Peraltro dovrebbe essere sfruttata questa come una possibilità, una potenzialità per lo sviluppo di nuove regole armonizzate, anche se con la dovuta valorizzazione delle particolarità locali. Infatti, quello che notiamo in questi due mercati a livello normativo è una stratificazione di regole multilivello e molto eterogenee di leggi dettate dal gestore del mercato e di autodisciplina che sono applicabili agli Small Growth Markets e quindi ai loro emittenti. E in molti casi abbiamo una scarsa coerenza, soprattutto caratterizzata da elevati livelli di disarmonia e di gold plating. Questo costituisce sicuramente un ostacolo alla creazione di un mercato di capitale europeo unico, adeguatamente integrato e quindi dotato di un livello regolamentare in grado di spingere il mercato dei capitali continentali verso una dimensione, possiamo dire, realmente concorrenziale rispetto alle principali sedi di negoziazione a livello globale. Quindi in questo contesto l'integrazione tra Borsa Italiana e Euronext apre a delle opportunità. Da un lato la creazione di una piazza paneuropea maggiormente attrattiva per le imprese che desiderano affacciarsi al mercato dei capitali, dall'altro un ideale momento di sviluppo di nuove regole armonizzate, pur con la dovuta valorizzazione dei singoli paesi di riferimento locali, una maggiore apertura del mercato italiano agli investimenti esteri. E quindi con conseguenti benefici anche per la raccolta in sede di ammissione alle negoziazioni e per volumi scambiati, e di conseguenza anche alla liquidità del mercato nel suo complesso. Queste sono le principali evidenze emerse appunto da questo studio congiunto che abbiamo condotto personalmente insieme all'avvocato Annunziata.
Sì, allora il nostro Investor Day che ogni anno si svolge nella piazza finanziaria svizzera è stato quest'anno particolarmente attrattivo per gli investitori, forse perché anche si tratta di un momento interessante di mercato, un momento in cui ci sono potenzialità di acquisto. Abbiamo visto rappresentate circa 20 aziende con dei risultati economico-finanziari di eccellenza e con delle valutazioni di mercato molto inferiori rispetto ai target price degli analisti. L'evento ha avuto un riscontro molto positivo sia nei confronti dei singoli emittenti, sia proprio anche nei confronti, insomma, della possibilità da parte degli investitori con i quali poi continuiamo il dialogo e lo stiamo continuando in questi giorni, anche nella logica di creare dei fondi di investimento dedicati a queste aziende che sono delle perle a livello internazionale. Quindi noi riteniamo oltretutto che l'investitore svizzero, che per il nostro osservatorio EGM è il primo investitore in termini di numero di soggetti operanti su questo mercato, è il primo investitore ancora prima rispetto all'italiano, all'investitore italiano, sia degno di una grande attenzione. Ecco perché noi appunto riteniamo che questo nostro evento su questa piazza, oltre che essere molto apprezzato, sia molto utile anche per i nostri emittenti quotati sul mercato non regolamentati e regolamentati in vista di una possibile crescita stessa dell'ingresso di investitori internazionali nel capitale delle aziende stesse.